Autonomia di Firenze, quest'oggi vi presentiamo il tracciato della tratta 3.2.2 Libertà Rovezzano con le immagini di un video del Comune di Firenze. Il percorso inizia da Viale Don Minzoni, al termine del quale sotto attraversa i binari per immettersi in superficie su Viale dei Mille, svolta in Viale Fanti, dove effettua una fermata presso la stazione ferroviaria di Firenze Campo Marte, prosegue su Viale Malta, Viale Fanti, Via Mamiani, Via del Gignoro e termina al capolinea nei pressi della stazione ferroviaria di Rovezzano. Il tracciato ha un'estensione complessiva di 6,2 km con 15 fermate previste. La futura linea T3 rappresenterà il collegamento della rete tranviaria con la zona sud-est della città. La realizzazione è prevista con due interventi distinti, l'uno appunto verso Rovezzano, l'altro sul tracciato Piazza Libertà Bagno a Ripoli. Lo snodo di Piazza della Libertà diventerà così il vero cuore del sistema tranviario fiorentino. Relativamente alla tratta per Bagno a Ripoli, ricordiamo che l'estensione è di 7,2 km con 17 fermate previste. Si aggancia al sistema tranviario fiorentino in Piazza della Libertà, da dove imbocca Viale Matteotti, percorre i viali di circonvallazione fino a Viale Giovine Italia per proseguire su Lungarni Pecori Giraldi, Del Tempio e Cristoforo Colombo. Superato il ponte da Verrazzano, il tracciato percorre via Poggio Bracciolini, Viale Giannotti, Viale Europa e via Pian di Ripoli fino a svoltare in via Granacci e arrivare al capolinea di Bagno a Ripoli.